we still here? Just to suffer? We'll make it happen. We'll turn it around. Yes, we were born to make the story. Amiche, bentornati nella mia discarica e oggi sono qui. Questo video sarà brutto, va contro il mio interesse, ma questo video sarà veramente brutto. E sono qui per raccontarvi una storia che, spoiler, è epica, finita male e nemmeno tanto epica. Ma partiamo con ordine. Nella scorsa live, settimana scorsa, sì, vi ho accennato di un fatto che è successo la domenica precedente, ovvero mi hanno via dal telefono. Sono rubato. Allora, era domenica 13. Io mi recai a Roma con degli amici. Abbiamo fatto tutta Roma. Abbiamo preso treni, metro, autoviaggi, fogli di giornale. Abbiamo camminato, abbiamo frequentato vie e posti affollati. Tutto a posto. Prendo il treno per ritornare a casa, perché per chi non lo sapesse, non abito proprio a Roma, ma in una provincia limitrofa. Quindi prendo il treno per tornare in questa provincia limitrofa e pure lì tutto bene. Scendo dal treno, metto un piede fuori dal treno, mi spilano il telefono. E voi chiederete: come faccio a sapere che mi hanno spilato senza aver potuto fare niente? Allora, diciamo che questo è semplicemente il modo in cui io ho ricostruito la vicenda. E cosa mi porta a dire questo? Non so se avete mai fatto caso, ma al telefono avevo sempre attaccato alla cover i ciondolini dei personaggi in anime, ok? Qui dicevo, questi tre ciondolini che facevano rumore. Fulcro della vicenda sono loro, perché primo l'hanno probabilmente spilato dai ciondolini che spuntavano dalla tasca del giubbotto in cui avevo riposto il carissimo telefono. Ma sono stati proprio loro a provocare il rumore che mi ha fatto sospettare il modo in cui lo sono culato. Allora, ricostruzione della scena. Io sono così. Questo è il treno che sballonzola. Avevo le cuffiette, che erano la musica. Si avvicina la mia fermata, quindi era buio. Quindi ho detto, fammi a pizza. Stacco la musica, metto... Tengo un attimo il telefono in mano, così con le cuffiette belle belle. Intanto il treno continua a fare. E me le metto in tasca del giubbotto, che non ha bottoni, non ha zip, perché i bottoni erano rotti, altrimenti le avrei chiuso. O probabilmente no, però aggrappiamoci ad ogni speranza. Mi alzo e rimango in piedi vicino alle porte per intercettare la mia fermata, ok? Si aprono le porte. Apro le porte perché mi sento importantissimo quando sono io a spingere il pulsante per aprire le porte. Scendo, metto proprio, ricordo precisamente di aver messo un piede. Scendo, tocco la tasca, non c'era più. Il mago Babidi. Oh, è un trucco di magia bellissimo che devo ancora scoprire. E che ho pensato anche che, ok, ora apro la scatola del telefono, lo ritrovo dentro, ma spoiler, non è stato così. E in quel momento poi, mentre cercavo in qualsiasi tasca possibile, anche se avevo la certezza matematica che fosse nel giubbotto, ovviamente non trovo niente. Però io poi, dopo, credo di aver sentito il rumore appunto dei ciondolini, che lì per lì non l'ho metabolizzato. Dunque Emmy scopre che non ha più il telefono in tasca. Dopo aver controllato le tasche, decide di risalire in fretta sul treno per vedere se fosse scivolato sul sedile, ma stavamo già aggrappando ad altre speranze vane. Controllo, niente, faccio un po' avanti. C'erano due tizi sospetti, era rimasto uno sul treno che mi guardava fare avanti e indietro e con cui ho scambiato anche due parole, che mi ha chiesto: ma devi scendere? E io, beh, possibilmente, insomma, mi trovavo a un'altra città completamente. E gli faccio sì, però non ho il telefono, non ho perso il telefono. E lui, mi dispiace, anche a me. E mi sospetto appunto, ricade su questa persona che era insieme ad un'altra che nel momento appena raccontato non c'era.
quindi questo probabilmente è sceso dietro di me, ha fatto fium e è andato. Cosa fa Emmy del 13 febbraio? Corre verso suo padre in attesa all'entrata della stazione, denunciando la scomparsa del carissimo Theo. Non gli avevo manco dato un nome, se no lo potevo trovare, cavolo, vabbè. E il sospetto è fin da subito che l'abbiano, termine tecnico, fottuto. Dunque proviamo a chiamarlo, ma già risulta spento. Proviamo qualsiasi cosa, proviamo poi a ritornare nella stazione una volta calmate le acque per vedere se ci sia qualcosa di sospetto, ma ovviamente niente. Al che ci aggrappiamo ad altre vane speranze, molto più vane delle precedenti, ma nella disperazione tutto è lecito. Arriviamo anche al capolinea, ma in quel momento stazione desolata come i peggiori film horror della vita. L'acculturatissimo tizio della Fastweb, lo denuncio dalla Fastweb, che mi ha risposto dicendo, ha risposto al telefono di mio padre, che in quel momento non aveva il telefono ovviamente, e dicendo no, ci sono due chiamate di 10 minuti fa. Noi diciamo avranno fatte loro, questo tizio ha fatte. E poi dice ah no, probabilmente era la segreteria quando avete provato a chiamare il telefono. Grandissimo il tizio della Fastweb, spero abbia avuto un aumento. Finisce che prendo un telefono di riserva di quelli che avevamo per i giorni successivi, nell'attesa di ordinare il nuovo telefono, che ovviamente eccolo qui, è arrivato ieri fresco fresco. Già c'era un sorpreso bello, cioè nel senso, una consolazione, no? Cioè. E, però ho colto l'occasione, già dovevo farlo il telefono, quindi ho colto l'occasione semplicemente, anche se avrebbe preferito farlo in diverse circostanze. Tirando le ultime somme, ho perso tutta la mia musica. Avevo tipo 1500 canzoni scaricate, ma lì sono un idiota io che non uso piattaforme di streaming, non uso backup, questo mostro misterioso che potrei anche conoscere ogni tanto. Ho perso gran parte delle mie foto, perché fino a un certo punto OneDrive mi ha detto ok, sì, dammi le tue foto, ci penso io. Ma una certa, erano troppe, e lui mi ha detto senti, fra, basta. Per il resto, tramite vari account, cose, dovrei aver recuperato tutto, ma diciamo non è il contenuto del telefono o il telefono in sé, è la combinazione delle due cose, ovvero che tu hai il telefono, è il tuo piccolo mondo che porti in tasca, che portavo in tasca, ed è come se si fossero rubati il mio piccolo mondo. E al che io dico, perché le persone per 50 euro di felicità, perché è quello che valeva a quel punto il mio telefono, devono rovinare un'intera vita, sembra esagerato, però la vita delle persone. E questo è un spunto di riflessione molto importante, e che si ripete, attenzione la sfumatura di attualità che sta prendendo questo video, aspetta vi lascio un attimo per prepararvi, ok? E perché al giorno d'oggi le persone sono sempre più abituate a, posso dire, inabissare gli altri in modo da potersi innalzare. E questo discorso è molto vago, che vale soprattutto per altri ambiti, ma penso che rientri anche in questo. Ci sono due persone così, ok? La persona A e la persona B. La persona A non è che dice adesso mi innalzo con le mie forze e raggiungo i risultati che voglio, no. Fa così, abbassa la persona B e rimane alla sua stessa altezza, in modo che risulti più alto. Attenzione, spoiler, no. Questa è la società in cui viviamo, ragazzi. Questa è una denuncia... Aia. Questa è una denuncia politica. E detto ciò, vi ringrazio per aver seguito questa incredibile vicenda. Se avete altre domande, altri spunti, possiamo rifletterci insieme. Ma per il momento lasciatemi cuoricini, parole di conforto. Niente, vi ringrazio di aver seguito con me la ricostruzione accurata della vicenda. Ci vediamo in un prossimo video, che spero sia molto più carino di questo. Ciao!